Buonasera a tutti, siamo qui con l'ultima serata di Profumo di Carta e tireremo comunque le fila alla fine di questa sera. Ci tengo però a ringraziare già ora i nostri sponsor che comunque ci permettono di fare eventi come questi, ecco. Quindi Calearo Antenne, la Prima Plastic, l'Elisir di China che viene offerto dalla farmacia Madonna dell'Aiuto, Videolab, la cooperativa Con Te e la Proloco di Isola Vicentina, ecco. E questa sera abbiamo l'onore di avere il professor Egidio Ivetic che dialogherà con Federica Augusta Rossi, che tra l'altro abbiamo già avuto il piacere di conoscere in un'altra serata. Il professor Ivetic è professore di storia moderna e storia del Mediterraneo all'Università di Padova, è uno dei maggiori esperti su questi temi e presenta il suo nuovo libro che è Storia dell'Adriatico, pubblicato con Il Mulino. Un'introduzione generale: il professore nasce a Pola e conosce il mare. Cosa vuol dire che conosce il mare? Vuol dire che fa marinaio di leva e scrive che viaggia comunque ogni anno nel Mediterraneo e nell'Adriatico. Il libro verte appunto sulla storia dell'Adriatico dall'antichità fino quasi praticamente ai giorni nostri, e per noi che abitiamo in Veneto è necessario ricordare quella che è stata di fatto una potenza marittima negli anni, che è la Repubblica di Venezia, ecco. E lascio comunque la parola a loro, grazie. E quindi buonasera, benvenuti a questo ultimo appuntamento della rassegna, appunto, il profumo di carta. Grazie di essere qui, grazie al professore Egidio Ivetic, che è già stato splendidamente presentato come grandissimo esperto del Mediterraneo e questa sera nello specifico del mare Adriatico. E io partirei, professore, se è d'accordo, con un elemento autobiografico, che è la dedica che lei ha fatto del libro al padre. Ha detto: è il mare del padre, l'Adriatico, quindi questo legame che ci fa capire quanto il mare sia stato nella sua vita sin dall'inizio. Quindi lei è nato a Pola e ha detto: il mare Adriatico, ha scritto, è il mare che effettivamente io vedevo. E poi c'è appunto quest'ulteriore specifico elemento autobiografico, che è il suo servizio di leva, quello a bordo della nave scuola di un Panfilo, il Galeb, ecco, spero di pronunciarlo correttamente. E qui c'è un inverno rigido, quello tra l'84 e l'85, diciamo quello che è l'inverno che le ha dato un attimo, evidentemente, la suggestione per dedicarsi a questa grande passione, che poi è diventata una professione effettivamente, perché da storico, da docente di storia, lei evidentemente ha dedicato tutta la sua attività, i suoi studi al mare. Ecco, vuole raccontarci un attimino come è nata questa decisione di dedicarsi alla storia del Mediterraneo in genere e dell'Adriatico nello specifico? Buonasera. No. Ecco, sì, scusate. Buonasera, mi fa un piacere, vedo tanti volti, tanti amici, e quindi sono veramente contento. È vero, devo dire che mi sono formato come venezianista e sto chiudendo dei libri sui Balcani e poi torno su Venezia. Questa è la mia vocazione. Poi per motivi di carriera e conoscenza delle lingue mi sono occupato dei Balcani, poi a un certo punto francamente ho sempre desiderato affrontare l'Adriatico, ci ho impiegato parecchio tempo. L'Adriatico è il mio orizzonte, è vero, è una questione
a un certo punto uno anche scrive i libri perché in qualche modo lo legano a delle parti della vita. E quindi l'Adriatico, quando si studia il Mediterraneo o l'Adriatico, bisogna studiare l'insieme di questo mare, quindi come idea, come realtà, e poi bisogna andare anche come di fare delle biopsie, come dei carotaggi. E questi carotaggi a me sono quelli legati alla mia infanzia, alle estati passate in barca con mio padre. All'epoca era anche una cosa abbastanza noiosa. Mio padre aveva questa barchetta e faceva questa, praticamente pescava a strascico, ma questo vuol dire che ore e ore e ore andavamo in giro nel canale d'Arsa e anche oltre, dove lui col figlio che ero io tornava nella sua infanzia. Praticamente si chiama panula, è una tecnica per cui si poteva pescare branzini, sgombri e suri, e si viaggia lentamente ed è infinita, interi pomeriggi. L'acqua dalle mie parti è talmente limpida che si vedevano 20-30 metri e si vedevano le razze che andavano sul fondo. Questa francamente era un po' noiosetto, avrei preferito giocare, non so, a calcio. Ma mio padre mi costringeva a fare queste cose. Poi questo tonno, questa è la biopsia, questo è l'Adriatico, quello, il DNA. No? Prima abbiamo parlato di Brodel, il grande storico, che per fare la storia del Mediterraneo, uno ha attraversato, è andato da Marsiglia ad Algeri, poi lì ha trovato la moglie, che era una allieva. Poi quando è andato in Brasile, soltanto allontanandosi, ha capito che il Mediterraneo è il Mediterraneo, e poi gli mancava il DNA, siccome lui era del nord della Francia, e il DNA era alla sera, dopo aver fatto ricerche d'archivio a Ragusa, a Dubrovnik, dopo una giornata in archivio uno mangia qualcosa, beve vino e si mette a passeggiare nel porticciolo alla sera. Negli anni 30 non c'erano i turisti che cercavano Game of Thrones e queste cose, no? Quindi sono tutti lì a farsi le foto, e lì ha detto, lì ho colto, lui non dice DNA, io dico, come dire, il senso, quello, ecco. Io l'ho avuto tramite mio padre, quindi è inevitabile. Poi naturalmente ho girato tutto l'Adriatico, poi questo del servizio militare, io ho dovuto fare il servizio militare perché io sono cresciuto nella minoranza italiana di Pola, ma è cittadino jugoslavo, avevo già deciso di andare a studiare a Padova, dovevo fare la mia generazione il servizio di leva prima di andare a studiare, e lì francamente devo sempre a mio padre che non si è, insomma, ho avuto un amico che in qualche modo mi ha sistemato nella marina e a bordo di questa nave, che poi mi ha permesso di navigare. E poi adesso anche la storia del Mediterraneo, quando passano 35 anni ormai, allora arriva anche la nostalgia per Istanbul, per tutti quei luoghi che ho visto. Sono stato nel Mar Nero, nell'Egeo, mi sono messo come sfondo del computer questa isola Scoglio Falconera, che si trova di fronte all'Attica, in sostanza, perché ci sono passato all'alba, quindi sto entrando in una fase di nostalgia. Allora, per esempio, scrivere la storia di questo mare e superare queste cose. Sì, è appunto una nostalgia che però è iniziata qualche anno fa. Parlavamo brevemente, prima di iniziare l'incontro, appunto, dei tempi, del tempo che lei ha dedicato alla scrittura di questo, che è un saggio storico densissimo, e un saggio storico per addetti ai lavori, nel senso è ovviamente leggibile da chiunque sia appassionato di storia e di Adriatico, però è talmente denso di riferimenti storici, di riferimenti bibliografici, è un mare, mi passi il termine, di sapienza, di competenza, di riferimenti. Ecco, e ci ha messo del tempo effettivamente per sedimentare, perché l'Adriatico, lei scrive, è un personaggio storico, quindi pensare di riassumere la storia dell'Adriatico in poche pagine era assolutamente impensabile e anche ingiusto nei confronti di un
di una realtà così, così complessa, perché solo in apparenza, solo in apparenza è semplice. E, appunto, lei scrive che l'Adriatico è un personaggio storico e addirittura un luogo geografico, e c'è più storia che geografia nell'Adriatico. Allora io le chiederei, so che è una domanda che potrebbe in qualche modo magari diciamo sminuire l'argomento, io le chiedo se la sente così per brevi linee di riassumere almeno le tappe salienti della storia dell'Adriatico, così a nostro uso e consumo e beneficio, per ripercorrere quelle che furono effettivamente i caposaldi della storia del nostro mare, ecco, lo definiamo nostro perché insomma geograficamente, culturalmente sì, è il nostro mare. È nostro, quasi si intuisce da qua, io nelle belle giornate si intuisce il cielo del mare, anche da qua, quindi io vivo a Tiene e farei fatica a stare a Valdagno, perché avrei un impedimento tra me e il cielo dell'Adriatico, invece è lì in fondo, non è poi così lontano. E riassumere, la storia non la riassumo perché la storia non è mai, insomma, un po' noiosa, però alcuni temi. Allora, quello che mi ha colpito è l'integrazione che c'è stata dentro lo spazio adriatico, sin dai tempi più profondi. Mi sono confrontato con i colleghi pugliesi, per dire, a studiare l'Adriatico si coglie come per esempio la Puglia è fortemente integrata dentro un sistema adriatico, quindi non c'è il nord e il sud. Il nord e il sud nasce dopo il 1860, si costruisce la ferrovia, molto rapidamente la costruiscono, sembra che deturpi l'ambiente, no? L'Adriatica, ma non potevano fare altrimenti. Il paesaggio marchigiano è tutta una vallata, avrebbero dovuto fare 1000 tunnel, però la ferrovia porta a una verticalizzazione dell'Italia, e gli austriaci portano dall'altra parte del mare a una verticalizzazione da Trieste verso la Dalmazia, e si perde e si dimentica quello che era il mondo precedente, quindi una forte interdipendenza economica tra le parti. In Dalmazia non c'è mai abbastanza grano, non ci sono cereali, invece in Puglia c'è tanto, ma tanto. E quindi la Puglia dà da mangiare un po' a tutti. Qui nel nord Adriatico c'è un altro sistema di complementarietà, in Istria non c'è mai abbastanza grano, ma c'è il Veneto e il Friuli. L'Istria ha il legname per Venezia e la pietra, anche nel campanile di Tiene c'è la pietra bianca e pietra d'Istria, perché era di moda, era molto veneziano, quindi Venezia, tutto quello che è bianco è pietra d'Istria, ma non la trachite dei colli euganei. E poi l'arsenale aveva tre boschi, no? Quindi il Montello, il Cansiglio e il Montona. Ma questo del Montona vuol dire che dall'altra parte arrivavano le navi costantemente. Il Tempio Malatestiano, la pietra bianca, è la migliore pietra bianca in assoluto che hanno potuto trovare in Dalmazia. Giorgio Orsini, il Dalmata, il grande architetto, è stato commissionato, pare che lo stesso Leon Battista Alberti l'abbia voluto. Abbia voluto un grandissimo architetto che fosse capace di andare in cava e trovare il materiale migliore. Quindi il Tempio Malatestiano è un capolavoro di idea, è incompleto, però è garantito che la pietra che c'è lì è una delle migliori che fosse presente in Dalmazia, perché l'ha tirata fuori un artista. Ecco, secondo elemento, quindi integrazione, traslazione. È il mare della traslazione, solo di quello si potrebbe scrivere un libro. Il primo elemento è il viaggio di San Marco. Lì la traslazione non è solo adriatica. Sapete, no, dalla vicenda che i resti di San Marco vengono portati a Venezia dentro una botte coperta con carne di maiale, così si riesce a passare il posto di blocco nel porto di Alessandria. Poi c'è la leggenda, non sta in piedi, che San Marco fosse attivo ad Aquileia, insomma la bora lo fa sbattere nel Lido, insomma qui
Marco, finirai a essere celebrato. Questa è una leggenda, ma è stata elaborata su cose effettivamente fondate, nel senso che Aquilea aveva un forte legame con Alessandria. Quindi già questa direzione c'era molto prima di Venezia. Le Venezie nascono a fianco delle foci del Po, come Alessandria sta a fianco del... Quindi questa è una prima traslazione. Poi c'è il San Nicola che finisce a Bari, c'è la Santa Casa che viaggia dalla Terra Santa, prima vicino a Fiume, e poi da Fiume cerca vari posti e alla fine trova Loreto. C'è San Marino che da Arbe si sposta e si ritira sul Titano, e quindi abbiamo il San Marino, e quindi poi tante altre storie del genere. Un altro aspetto, nell'Ottocento questo mare diventa il mare confine degli stati e delle nazioni d'Italia, e l'Italia pone nell'Adriatico il confine ultimo, il confine dovuto alle Alpi, questi qua si vedeva, l'Austria si vede, era qua su, praticamente si vedeva, le Alpi Giulie e poi l'Adriatico. Quello che crea il mito nazionale dell'Adriatico in sostanza è il D'Annunzio, che era fortemente attaccato all'Adriatico. Sono andato con mia moglie nell'Istituto Veneto, io sono anche accademico veneto, stranamente in disparte in un corridoio dove ci sono delle mansarde c'è un manifesto con Dante e sotto c'è scritto Dante Adriacus e l'ho messo l'ho messo anche nel libro Dante Adriacus era il papiro che D'Annunzio dava agli amici e c'è scritto di pugno caro Luzzatti, Luigi Luzzatti, grazie per tutto quello che fai per la Dalmazia, vabbè, irredentismo, quello che volete, nazionalismo, D'Annunzio, è sotto Dante, no? Ecco, questa mitologia per cui l'ultimo limite nazionale, questo mito nazionale italiano che viene posto nell'Adriatico, effettivamente c'è. Io conosco tutti i miti anche dall'altra parte, perché conosco le lingue e le culture. Però d'altra parte c'è sempre, come dire, l'Adriatico è un limite, è un orizzonte, come poi diventerà per l'Italia dopo il 45, però fino al 43 era un mito nazionale. Nel basamento dell'altare della patria ci sono due statue, c'è l'Adriatico e il Tirreno. E dietro la statua di Vittorio Emanuele II ci sono sei altari delle città liberate, no? Quindi Bolzano, Trento, Gorizia, Trieste, Pola, Trento, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, Zara. Tre sono rimasti in Italia, tre sono... E quindi è la mitologia nazionale che si lega sempre a questo mare. Cosa ne facciamo? Certo la decostruiamo, non ci crediamo più, però sta lì e ritorna. È un mare che è stato diviso alla fine nel Novecento e che poi adesso di recente si integra. Ecco, queste sono le tappe. Queste sono le tappe, quindi gli spunti adesso per i successivi approfondimenti. Ecco, ha parlato di traslazione di reliquie e quindi questo ci riconduce all'importanza della religione. È stato considerato il mare Adriatico l'antemurale cristiano. Ecco, quindi questo aspetto. Sì. Tra il 1000 in sostanza c'è questa spedizione veneziana in Dalmazia, poi segue lo sposalizio del mare, la Sensa, siamo nell'anno 1000. Venezia all'epoca è solo una succursale, insomma, un alleato lontano sotto sovranità bizantina, è un'operazione tutta bizantina, però entra nel mito di Venezia per cui Venezia domina il mare. Venezia dominerà per secoli il mare e darà una specie di gerarchia all'Adriatico, anche sul piano economico. Quindi Venezia, cioè il primo confine, diciamo, tra Occidente e Oriente, avviene dentro l'Adriatico. Diventa effettivo con l'812, con questo accordo
tra da un lato Carlo Magno 2 anni prima di morire e i bizantini, e succede una cosa paradossale, cioè l'Istria è Carolingia e da allora entra nel Sacro Romano Impero, quello invece Venezia da questa parte è bizantina, Venezia è sempre bizantina. Venezia si sposta nella terraferma nel 1337 verso Treviso, quando si vede nello stendardo la collina e il castello di Conegliano, ma lì siamo nel 300. Fino al 300, fino al 1204 è bizantina, gelosa della propria autonomia, ma fondamentalmente dentro questo Commonwealth bizantino. Dopo dal 1204 al 1713 in sostanza, e sono 500 e passa anni, Venezia ha il dominio assoluto non solo dell'Adriatico ma anche di buona parte del Levante come marina. Morale, quando arrivano i turchi e arrivano in sostanza verso il 1440, dipende da che zona, 1450, i turchi non vanno più via dell'Adriatico. Nel 1912, di fronte alla Puglia, di fronte alla valigia di Brindisi, no? Che Indian, come si chiama lì, insomma, passavano le navi britanniche per l'India, di fronte a Brindisi c'era l'impero ottomano, i turchi, fino al 1912. Solo durante la guerra balcanica crolla tutto, poi nel 13 nasce l'Albania. Quindi i turchi stanno lì, quindi i turchi sono parte dell'Adriatico fin dentro dal 400 al 1912. Allora, in questo confine tra le due parti, diciamo che è così, Venezia ha combattuto 11 guerre contro i turchi. Le maggiori sono 7, tra la metà del 400 e l'ultima, quella del 1715-18, per cui arriva ai limiti della Dalmazia, che è l'attuale confine tra Croazia e Bosnia e Erzegovina. Venezia, volendo, è imbattibile sul mare. C'è stato un assedio di Sebenico nel 1647, 15.000 bosniaci, di tutto. Assediano la città, arriva la flotta veneziana con Leonardo Foscolo e mena i turchi e vince. Cioè la potenza marittima di Venezia è anche sottostimata nella storia, perché io insegno storia moderna in genere, anche oggi ho fatto il corso, e in genere c'è questa Italia nell'età moderna, è un paese succubo delle altrui potenze, e si dimentica che nel mare l'Italia era, cioè sommando genovesi, napoletani e veneziani, l'Italia era notevole. E quindi il turco c'è, e il turco è un terrore per il sud, per il regno di Napoli. C'è questo personaggio grandissimo, Pedro da Toledo, a Napoli c'è via Toledo, e lui ha fatto i quartieri spagnoli, lui ha fatto le mura di Napoli, e lui ha avviato un'operazione da muraglia cinese, cioè ha fatto fortificare, non con delle mura, con delle torri d'avvistamento, tutto il regno di Napoli, ogni 3-4 chilometri, in modo che si potessero vedere in caso di attacco turco, si accendevano di notte dei fuochi molto evidenti, e c'erano come un segno morse, quindi si trasmetteva l'allarme da una torre all'altra. L'ho letto in Wikipedia, non da nessun'altra parte, che ce ne sono ancora circa 530. Qualcuna è finita come discoteca, qualcuna è una villa, qualcuna è museo, ma dopo 500 anni ne rimangono 500 e passa. Quindi prima erano di più, è un patrimonio incredibile, solo che l'Italia ha talmente tanta roba che quindi si disperde. Quindi nel sud e anche nelle Marche c'è il terrore del turco, che arriva dall'altra sponda, dalle coste albanesi, sono 3-4 porti, però sono pericolosi. Lì i turchi portano anche gente dall'Africa, anche del Marocco. C'erano un clan di pescatori neri, africani, a Dulcigno, nel Montenegro. L'ultimo è morto nei primi anni Ottanta. Parlava montenegrino, però erano lì, erano sempre stati pescatori, erano lì dal 500. E quindi c'era una miscela di popoli tra questi corsari che terrorizzavano. Quindi quando lei mi dice l'antemurale, due realtà, quella veneziana, per cui il dominio del mare
dava la garanzia. Non abbiamo lettori d'avvistamento in Dalmazia. Certo, le città sono tutte fortificate. E invece il Regno di Napoli e lo Stato del Papa, paura. E quindi effettivamente quello che c'era un po' in tutto il Mediterraneo era un mare diviso tra il 1530 e il 1830, quando i francesi prendono Algeri. E pensate, quando c'è l'Unità d'Italia, ci sono la Tripolitania, si lamentano che non possono più fare pirateria. E siamo nel 1860-70, a Tripoli. Ecco, e quindi abbiamo capito questo aspetto legato alle diverse religioni e diversi credi. Un'altra caratteristica che accomuna le coste dell'Adriatico è anche, ne ha parlato prima, l'architettura. Un'architettura che noi abbiamo ereditato sin da epoca romana e poi l'architettura anche bizantina, pensiamo anche appunto a Ravenna. E questo ci riconduce al concetto di Adriatico come mare delle convergenze. Appunto, lei dice che gli oceani sono i mari delle lontananze, delle distanze, delle divisioni. Il Mediterraneo è il mare della vicinanza, l'Adriatico è effettivamente il mare delle convergenze e lo testimonia il fatto appunto che c'è questa trasversalità a livello culturale e anche architettonico. Effettivamente, ad esempio, Ravenna nella storia dell'Adriatico è stato un porto fondamentale. Sì, Ravenna, prima di Venezia c'era Ravenna. Ravenna era capitale della parte occidentale a un certo punto, no, dell'impero romano, nasce per una funzione militare, classe con Capo Miseno si trova, ci vado a settembre ogni volta a Procida e si vede Capo Miseno davanti a Procida, uno dei posti più belli del Mediterraneo, favoloso, e lì stava la flotta della parte occidentale. Mentre a classe oggi non c'è niente, insomma, quindi diciamo, è tutto interrato, era la flotta dell'Oriente. Sembra strano, ma anche lì vedete questa verticalità. Cioè Ravenna doveva coprire un settore che andava fino ad Alessandria, fino alla Palestina, e l'hanno messa lì. Lì perché doveva anche garantire, che non si sa mai, l'Adriatico, e l'Adriatico per i Romani era mare superum, il mare superiore. E invece il Tirreno era inferum. Avevano una visione orizzontale della geografia. Noi abbiamo una visione anche troppo verticale dell'Italia. L'Italia va molto verso est, verso sud-est. E quindi il controllo, la sicurezza dell'Adriatico doveva essere totale, perché quello che c'era dall'altra parte, la Dalmazia, l'Illirico, da lì era come dire una giuntura con il Limes, con il Danubio. Quindi la flotta in classe, quindi Ravenna, sì per tutto il Levante, ma soprattutto per l'Adriatico. E Venezia, non abbiamo documenti, abbiamo delle cronache, ma Venezia è come se capissero come stanno le cose. Cioè viene riprodotto questo sistema. Certo, Ravenna dal V secolo fino quasi al 1000 è la città che domina, non aveva questo aspetto che ha adesso. Aveva un aspetto più o meno come Venezia di adesso, quindi c'era tutta una laguna che la separava dall'attuale Romagna, poi c'era Ravenna e a 300-400 metri c'era il mare, e classe era in disparte perché avevano sempre problemi per ospitare le navi. E Ravenna poi diventa un centro ovviamente di questa Romagna. Romagna non è a caso in questo nome, cioè sono praticamente la terra dei Romani che continuano a sussistere in un'Italia stravolta dai Longobardi. E Ravenna rimane lì e anche prima, insomma, infatti l'unica immagine che abbiamo di Giustiniano è quella quella ravennate. Succede poi che questa città del silenzio, come sempre d'annunzio, città Ferrara, no? Ravenna, che stanno lì vicino comunque all'Adriatico, con tutta una logica loro, per dire Ravenna, che è molto più tarda, nel medievale, gestisce
la foce del Po, in sostanza, il sale e il traffico tra il mare e l'interno. Ma Ravenna alla fine ci conserva l'idea di Bisanzio, che non c'è più a Bisanzio. Sì, certo, ci emozioniamo quando andiamo nella Santa Sofia di fronte a quella grandezza, però altrove ormai è sparito tutto, e quindi per trovare il dettaglio bizantino lo troviamo a Ravenna, ed è incredibile questo, lo dico poi alla fine, cioè l'Adriatico, se sommiamo tutto quello che c'è, è straordinario, è piccolo ma è tanto denso. E le città, quando parte questa moda nel Settecento per l'antico, no, sapete, Winckelmann, poi Pompei, però dall'altra parte dell'Adriatico, in virtù che è una natura carsica, è la mia città Pola, dopo Roma, come tipologia d'architettura è una delle più ricche, più di Verona, che c'è l'anfiteatro, c'è il Tempio di Augusto, c'è il foro che si vede bene, altre porte, e lì già girava il Palladio. Esatto. Molto, non c'è stato Michelangelo, ma era molto informato, perché abbiamo dei disegni sulla, soprattutto l'arco dei Sergi, che diventa, che questo arco romano, che diventa il modello dappertutto. Per dire, avete visto tutti la Piazza dei Signori a Padova, che c'è la Torre dell'Orologio, e io ci stavo lì anni e sento sempre qualcosa di familiare quando passo sotto la porta, ed è, poi ho trovato da un esperto, eccetera, è la copia della porta, dell'arco dei Sergi, è identico, anche così. Un altro esempio di queste traslazioni, sono città di pietra, adesso c'è uno studio di una studiosa dell'arte di Harvard che parla di città bianche, queste tra Istria e Dalmazia, che sono scoperte a livello europeo alla fine del Settecento, ma già prima, molto prima, nel 400, chi capiva, come uno di cui sappiamo che è solo dalmata, Luciano Laurana, e poi farà il Palazzo Ducale ad Urbino, non si sa chi è l'autore, ma ci sono le città ideali, no? quelle tavole, e il modello sono queste città bianche, quindi mettere insieme le varie tipologie, ma solo adesso lo capiamo. Io sono cresciuto in una città del genere, quindi dove abbiamo tutte le tipologie, poi la città ideale le mette insieme, poi ci sono queste piazze, e guarda caso poi uno nato a Volos, come il De Chirico, scartato, non idoneo alcun, va a fare l'infermiere a Ferrara, e tra Ferrara e l'idea delle città ideale fa la pittura metafisica, e Carlo Carrà, che ho messo lì, sì, nel libro, che comincia a dipingere a Ferrara dalla noia, cioè De Chirico, lui fa quel dipinto lì, dove appunto c'è l'Istria come meta, quello è il mito nazionale, però si legano tutte queste questi elementi, no, della città ideale, della città bianca che è dall'altra parte, e che però viene utilizzata nei capolavori da questa parte, cioè quindi a Urbino, appunto a Rimini, e così via. Quindi, ecco, Giorgio Orsini, il dalmata di cui parlavo, che ha fatto questo capolavoro della cattedrale di Sebenico, lui aveva dei beni immobiliari ad Ancona, e la loggia dei mercanti di Ancona è opera sua. E anche la porta del San Francesco è stupenda, e quindi praticamente era attivo da una e dall'altra parte del mare, e si è formato a Venezia, e poi fa le sue botteghe ed è in contatto con tutti. È impressionante quanto questo mare, d'altra parte non c'era un'autostrada, il mare era la strada. Sì, ed è affascinante effettivamente stare ad ascoltare questo racconto e questo esempio, questa narrazione, ecco. Quindi torniamo al concetto iniziale, appunto, di un Adriatico che è un soggetto storico, un personaggio storico, e quindi è portatore di molte, molte, molte narrazioni che spaziano appunto da questioni religiose, questioni anche culturali in senso lato, di commercio. E, di dominio, ha parlato appunto di Venezia e della Serenissima e dell'influenza che Venezia ha avuto
su tutto sull'Adriatico, su parte del Mediterraneo. Prima di Venezia c'è stato l'Impero Romano e ci sono stati effettivamente luoghi centrali, penso ad esempio ad Aquileia, ecco, è un altro dei punti focali dell'Adriatico. Sì, sì, oggi sembra strano, ma l'Adriatico non ha poi tante città. Ravenna l'hanno anche collocata in una zona impervia ai tempi di Roma, perché queste coste basse sabbio, a Riminum è forte, è il punto di snodo, no, dell'Emilia. Qui c'era Vanoli l'altro giorno che appunto ci diceva che la pianura padana era piena di boschi e era temibile, quindi la via Emilia era l'asse, e poi bisognava andare fino a Rimini per andare verso il centro Italia. Non è che si faceva ronco bilancio, quindi questo era il giro. Quindi non ci sono molte città, e Aquileia sicuramente è stata la più grande, distrutta appunto ancora presto dopo queste invasioni. Un'altra città che era veramente notevole è stata Patavium, quindi Padova. Sì. E questo è il problema del Veneto, che quella sarebbe dovuta essere la capitale del Veneto. Invece una città bizantina si è imposta e ha sottomesso Padova nel 400, ma in verità secondo la logica romana che era la migliore, quindi Mediolanum per quella parte d'Italia, Patavium e Aquileia per la parte nord-orientale dell'Italia. Poi lungo la costa non ci sono grandi città, però si vede già, per dire, nel caso della Puglia quel policentrismo, e nel caso dell'Istria. Nel caso della Puglia il policentrismo che viene incentivato dal traffico che portano le crociate. Altra cosa, l'Adriatico è il trampolino per l'Oriente. Quasi tutte le spedizioni dei crociati partono dall'Adriatico. Bari Vecchia, l'ho scritto, è un anticipo di Gerusalemme, anche come, ma poi anche Venezia è piena di chiese, perché c'era anche una specie di mercato delle reliquie e della religiosità, quindi veniva anticipato quello che poi si doveva cogliere alla fine nella Terra Santa. E da quel punto di vista, tra Venezia e le città delle Puglie, però lei mi diceva dei Romani, sì, i Romani avevano unito l'Adriatico, che poi è stato unito anche da Venezia, senz'altro. Ha citato Bari, adesso non vorrei, come Tronagafo, spero che la memoria non mi tradisca, e diceva che Bari la affascina particolarmente perché nella sua cattedrale più importante è riuscita addirittura ad assistere al mattino a una celebrazione di rito ortodosso e al pomeriggio a una celebrazione di rito appunto cristiano-cattolico, ecco, a testimonianza del fatto che città che hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'Adriatico hanno anche saputo accettare effettivamente e inglobare. Sì. Il San Nicola di Bari è veneratissimo in Russia, è un luogo sì, mi è capitato di essere alla mattina con signore badanti russe e c'erano tutti questi sacerdoti russi. Sono stato lì un'ora perché le liturgie sono abbastanza lunghe, ortodosse, di una suggestione unica. C'è poi una cappella tutta finanziata dal re di Serbia, quello del Medioevo pieno di soldi, nominato anche da Dante, perché la Serbia era un regno pieno di miniere, di argento e d'oro, grosso modo dove c'è la Bosnia e il Kosovo attuale. L'Italia aveva l'economia guida, la più potente, ma non aveva queste materie. Quindi l'argento e l'oro veniva dall'altra parte dell'Adriatico, quindi l'Italia per coniare le monete non ce n'era in Italia, veniva dall'altra parte. È stata la fortuna di questi sovrani, e loro hanno investito tutto nei monasteri serbi, che sono una cosa spettacolare, e anche nel San Nicola in alcuni aspetti. Quindi mi sono trovato la mattina in una chiesa accettata
dalle varie chiese ortodosse, e alla mattina con i russi, e poi sono tornato, ero un convegno o qualcosa, insomma, mi sono liberato alle 6:30, sono tornato di nuovo, perché io mi intrufolo nelle chiese, ho una passione incredibile. Sempre sono andato giù nella cripta e c'era la messa cattolica. Bellissimo, bellissimo, una cosa suggestiva. Ha citato prima Padova, appunto, nella disposizione, ecco, nell'idea romana di distribuire i luoghi centrali e i nodi, appunto, di smistamento del traffico e dei commerci. E Padova sede, appunto, di una delle università più antiche del mondo. Ecco, e colpisce il fatto che Venezia, nell'epoca d'oro, di massimo appunto splendore, non abbia voluto un Ateneo. Eppure gli Atenei, soprattutto quello patavino, ebbero effettivamente un ruolo centrale nel creare circolarità, se vogliamo, anche nell'Adriatico. Sì, sì. Venezia no, ma bisogna capirli i veneziani. È una civiltà pragmatica, questo è l'aspetto. Quindi i vari patrizi che vanno a giudicare acquisiscono l'esperienza dentro il ceto, anche in famiglia. È una specie di common law, quello veneziano. Quindi ci sono gli statuti, ma se scappa il morto, eccetera, la cosa la risolve il patrizio, ed è una questione di esperienza. Sarebbe lungo il discorso, ma non hanno bisogno di laurea in legge. È un ceto dominante che si fa sul terreno, che devono navigare, eccetera. Quindi, vabbè, occorre anche un'università. Hanno bastonato i padovani, i veneziani, i cararesi. Io insegno nel Palazzo Oliviano, che è un tempio fatto da Gio Ponti, e io sono il suo sacerdote. Questa è la mia battuta con gli studenti, come Unamuno: questo è il tempio del sapere, io sono il suo sacerdote. Ogni volta dico queste cose anche per incentivare allo studio. Ecco, lì c'era l'insula cararese, hanno distrutto tutto gradualmente, hanno lasciato deperire. Adesso abbiamo questa bellissima biblioteca dove c'era il magazzino dei cararesi, è rimasta solo la loggia con questa chiesetta privata, dove adesso c'è l'Accademia Galileiana, e io sono socio anche dell'Accademia, ci tengo, scusate, a queste cose un po' da naftalina, però è il senso, a volte passa per quelle cose. E Venezia veramente punisce Padova, e non vanno mai d'accordo, però le concede lo studio, non perché era antico. Adesso festeggeremo gli 800 anni, vabbè, quindi sicuramente, ma temevano la popolazione degli studenti. Già Venezia era una specie di New York, quindi di ancora con gli studenti, un po' come Francisco Franco, che fa la Università Autonoma fuori Madrid per non avere problemi in città. Così, però c'è da dire che anche a Milano non c'è l'università, l'università del Ducato di Milano è Pavia fuori. Il Gran Ducato di Toscana non ha l'università a Firenze, ma è Pisa, e poi accettano anche Siena. Questa è un po' una... Invece, Regno di Napoli, Federico II, a Napoli, e 1225, fra un po' ci sono anche loro, come 800 anni. Certo, Padova, in virtù di questo, è perennemente legata. Anch'io sono venuto a studiare da Pola a Padova. Questa è la mia Oxford. Quando ci sono i miei colleghi un po' provinciali, Oxford, Cambridge, io ho la mia Oxford. E sono felice, onorato e orgoglioso di insegnare a Padova. È lo studio della Repubblica di Venezia. Io sono di Pola, dove potevo andare se non a Padova? Certo, c'è Trieste, ma quello è un po' troppo casa mia. Non dovevo un po' cambiare aria. E quindi è Padova. Questa è. E Padova, anche oggi parlavo durante la lezione di storia del Mediterraneo, è poco noto, ma nell'appartamento del rettore
ci sono dei velieri, dei modelli di nave da un metro bellissimi, perché la prima cattedra di ingegneria navale è stata fatta a Padova verso il 1750, perché c'erano delle ambizioni, non era proprio così decadente la Repubblica di Venezia. E quindi vascelli di quelli che vediamo stile Victory di Nelson, ma si studiava a Padova queste cose qua. Poi a Padova tantissime cose, insomma, tante. Abbiamo a casa un dizionario greco-latino, poi a Venezia si stampavano anche in caratteri cirillici, certo. Poi naturalmente venivano tutti i sudditi, quindi i greci. Una curiosità, il fondatore della Grecia, Giovanni Capodistrias, perché la famiglia era originaria di Capodistria, lui era di Corfù, lui è laureato in legge, si è laureato come se fosse ieri, si è laureato in legge a Padova, è stato consigliere dello zar Alessandro I e alla fine è l'unico in grado a essere leader politico nel 1821, quando comincia l'insurrezione greca. E viene anche ucciso per delle faide interne, ma è stato praticamente il primo presidente della Grecia, che non era ancora così presidente sulla carta, non capivano se fare regno o no. Comunque è un laureato di Padova, tanto per uno dei tanti in questo senso del mare. A Padova, ma anche secondo una politica che precede il fascismo, Padova doveva essere la porta orientale, ma tant'è che nel 1920 la prima cattedra di filologia slava in Italia è aperta a Padova, filologia slava. E nel 1940 Arturo Cronia, che era zaratino, fu il primo professore di serbo-croato in Italia, perché c'era questa proiezione. Nessuno di voi ha visto gli appartamenti del rettore, sono tutti affrescati i soffitti tra il 40 e il 41, e io mi diverto perché c'è Pola, Zara, naturalmente c'è anche Bergamo, addirittura Mantova, c'è tutta una geografia dell'Università di Padova. Adesso si fanno le celebrazioni, non so quanto si rendono conto di questa geografia. Naturalmente c'è Corfù, Cattaro, Sebenico, Spalato, tutto questo Adriatico, più le tre Venezie, Trento, Bolzano, no? Gorizia. C'è tutta questa sala con queste colonne fatte da Gio Ponti e questi affreschi, perché Padova ha questa sua ideologia. Non è nazionalismo, perché ormai non dobbiamo ragionare in questi termini. Dobbiamo sapere la storia culturale che ci precede, senza... non so quali entusiasmi di che non so che genere, ma questa è la realtà. E c'è molto, molto Adriatico lì. Sì. C'è molto Adriatico, sì. Sì, a Padova. C'è anche la donna, l'Università di Padova, anche laureata, la prima donna al mondo, appunto, una veneziana, tra l'altro. Quindi, insomma, diciamo che Venezia non ha voluto un'università, però, insomma, è stata ricambiata con questo primato della prima donna laureata al mondo. Ecco, ritornando all'Adriatico, abbiamo detto che ha detto che è il mare della simmetria. Anche dal punto di vista morfologico pensiamo alle coste, a occidente coste sabbiose, a oriente invece coste più rocciose e frastagliate, ecco, e quindi questo ha influito anche in modo considerevole sul tipo di navigazione effettivamente e sulle conquiste o comunque i traffici tra una costa e l'altra e tra la parte superiore dell'Adriatico e del Mediterraneo in genere. È asimmetrico sotto sotto tutti gli aspetti. E Brodel disse che l'Adriatico riassume le caratteristiche del Mediterraneo, perché il Mediterraneo è asimmetrico anche oggi, tutti i problemi che ci sono. Anzi, parto solo dal Mediterraneo per capire poi anche, anzitutto l'Europa sta nel Mediterraneo per l'80% e più, e non sembra, perché per il politically correct subito si parla dell'altra sponda, dell'altro, per carità, è vero. Ma il Mediterraneo è molto europeo.
perché il Mediterraneo nella parte settentrionale è tutto frastagliato, basta pensare all'Italia, alla Grecia, no? Quindi, quindi c'è un predominio, quindi il discorso dell'asimmetria, predominio delle coste, è stato per secoli il predominio demografico. Quando l'Italia invade la Libia a 35 milioni, credo più di tutta la sponda, invece adesso succede che sull'altra sponda si va verso i 300-400 milioni, mentre da questa parte ce n'è di meno, quindi ci sono queste asimmetrie. Tornando nell'Adriatico, è interessante, sì, la costa orientale è carsica, sono delle vallate colmate d'acqua dal mare, e sono fondamentali per la navigazione, non tanto per la navigazione romana, perché i romani vanno da Roma a Rimini e ad Ancona. Ad Ancona c'è questo bellissimo arco di Traiano che ti proietta dentro il mare, attraverso il mare, che era inteso come una striscia, e quindi andavi a Salona e poi da lì all'Illirico. La parte frastagliata sarà utilizzata da Venezia, prima dai bizantini. L'ultima spedizione bizantina è nell'806, per far vedere a Carlo Magno che se vogliamo possiamo farti male. Questa era, non c'era ancora Venezia, quella stavano per costruire, Rivo Alto, Olivolo, eccetera. E i veneziani capiscono e prendono la staffetta e sviluppano tutta la marineria per 1000 anni lungo questa dorsale orientale. Cosa strana, quindi la città si trova da una parte e il sistema marittimo si trova dall'altra, perché dalla parte occidentale non è navigabile, si fa fatica. Oggi sì, si va, ma in verità sono solo tanti fiumi, tante vallate, e a sud di Ancona Tronto era un borgo di pescatori, non c'era nulla fino alla Puglia, e così fino all'Ottocento. Erano intere coste deserte, salvo queste torri d'avvistamento, per proteggere che cosa? All'interno queste città bellissime, no? Recanati, Fermo, Urbino, c'è tutta una catena di città stupende, ma la costa sono degli scali. Cos'è il porto e lo scalo? Lo scalo, la nave non riesce a traccare, cioè non riesce... Non c'è un molo, deve fermarsi davanti, allora, poi ci sono delle zattere, delle barche, così era un po'. Invece uno arriva a Zara e c'è il molo. Per fare un molo decente, ho visto io documenti nel 1770 circa a Rimini, li ho proprio studiato, ho tutta la spedizione della pietra d'Istria, e quindi sapete che c'è il Marecchia, no? L'hanno bello sistemato, incanalato, portato avanti fino al mare e anche fatto dei frangi flutti, i quali dopo qualche anno hanno cominciato a creare quella situazione per cui oggi abbiamo la sabbia di Rimini, dove c'è l'Excelsior e tutte quelle spiagge, sono dovute a questa sistemazione con delle pietre. Tanto per dirvi la difficoltà che c'è nella parte occidentale dell'Adriatico. Questa è una asimmetria, poi le asimmetrie sono tante. Anche oggi l'asimmetria demografica, se contiamo solo le province italiane senza le regioni, arriviamo sugli 11 milioni. Dall'altra parte, da Capodistria a Valona, sì e no, 3 milioni di abitanti. Questa è l'asimmetria demografica. L'Italia è molto più pesante, quindi è molto urbanizzata, ma tutti vogliono la seconda casa. E fino a pochi anni fa il PIL del Veneto era pari all'ex Jugoslavia, quindi un'asimmetria economica. Il PIL dell'Abruzzo è nettamente superiore a quello dell'Albania, di quello che sappiamo dell'Albania, perché c'è anche il grigio, no, di vario genere. Quindi c'è un'asimmetria economica, demografica, e questa è una caratteristica di fondo. Così è stato un po' sempre. A proposito di Albania, una curiosità, ammetto la mia ignoranza, l'ho appreso appunto leggendo il suo saggio, di questa
diciamo, unione di questo accordo commerciale tra Albania e Cina, cioè due luoghi estremamente diversi, molto lontani, eppure con un accordo, ovviamente, cioè, immagino, tutti... legato a questioni politiche. Però effettivamente... Questo dittatore albanese Enver Hoxha ha avuto lo Stato grazie ai comunisti jugoslavi. Quando Tito, presidente jugoslavo, si è staccato dall'Unione Sovietica nel 1948, è rimasto dal 1948 al 1960 sotto protettorato sovietico e ha sempre cercato una propria via. Poi è riuscito a staccarsi anche lui dall'Unione Sovietica. E allora, strano, perché oggi abbiamo tutti la via della seta, i cinesi. Un anno fa, due anni fa, è arrivata per la prima volta la flotta cinese nel Mediterraneo. Mamma lì, cinesi. Invece i cinesi erano in Albania ben presenti tra il 60 e il 76. E un amico del Mulino, che è un giornalista, che ha sfatato il mito dell'Albania, perché andavano i tanti dall'Italia di estrema sinistra andavano lì, non si rendevano conto che la gente viveva praticamente in una specie di gulag. Adesso non voglio sbagliare, credo Vauro ha fatto tutto un giro della, tutti volevano vedere che cosa? Volevano vedere l'Albania e poi volevano vedere la Cina a portata di mano, perché c'era la moda di Mao, no? Sono cose che oggi sembrano strane, no? se non anche parlando come storico quasi allucinanti, perché tra storici la Seconda Guerra Mondiale ha fatto 65 milioni di morti. Non c'entra niente con l'Adriatico, però insomma, per dire cos'era la Cina in quegli anni quando è arrivata in Albania. Ma ci può essere una catastrofe più grande di questa qua? Purtroppo sì. Ma non abbiamo i dati sono morti per fame in Cina tra il 61 e il 63. Una cosa incredibile, 70-80 milioni, che ogni tanto c'è qualche studioso cinese d'origine che scrive in America, che tira fuori questi dati e vengono subito coperti, perché il popolo cinese è molto orgoglioso, come tutti i popoli così, e siccome tutti hanno avuto delle perdite in famiglia, e allora si cerca di superare queste cose. Ecco, questa Cina, dove la gente moriva di fame, a decine di milioni, per cui uno attraversava centinaia di chilometri e non trovava una pantegana, perché o trovava gente morta. Ecco, questi sono venuti in Albania e gli hanno portato qualche trattorino, qualche cosa, poca roba. Io sono stato lì, ho visto questi residui. E poi, morto Mao, anche questo se n'è andato. E allora lì l'Albania entra in un'allucinazione incredibile, cioè proprio hanno milioni di quei fortini, no, che stavano aspettando l'invasione, no? È come è una cosa allucinante, no? Quindi, e poi fa finire con quella traversata della nave Vlora, no? Quindi nell'agosto del 91, 10.000 persone a bordo. Tornando alla Seconda Guerra Mondiale, agli esiti della Seconda Guerra Mondiale, il 1947 è un anno spartiacque anche se vogliamo nel senso letterale, proprio perché divide nuovamente l'Adriatico tra Oriente, cioè tra zona orientale e zona occidentale. Allora, il 47, io a volte faccio in giro conferenze sul giorno del ricordo, io sono istriano di quelli rimasti, perché mio nonno è rimasto, era un operaio in una fabbrica cementi, e sua sorella è andata via, ha perso il marito, è stato ucciso dai partigiani, e l'altro fratello era fotografo al museo archeologico a Rodi, quindi, e mia bisnonna stava a Rodi, ed è quindi una prozia è esule da Pola, col Toscana, mio nonno è rimasto e l'altro fratello era a Rodi ed è esule nel 49, e poi si è spostato a Roma. Vabbè, questo per dirvi.
il 47 è un anno difficile per l'Italia. E cosa c'entra questo con l'Adriatico? Perché nuovamente l'Adriatico. E quella è la sconfitta, il diktat, no? Quello del 10 febbraio. Quella è una batosta per l'Italia, che si minimizza e si tende a minimizzare nei manuali, perché l'Italia è tutta presa dalla Costituente. Non si parla di questo. Abbiamo ricordato tutte le trasmissioni, la Costituente, ma quella è la sconfitta, quella è il certificato della sconfitta, ma non solo, come ha detto Benedetto Croce, questa non è una sconfitta di una parte, è la sconfitta di tutti. Allora, che sconfitta? Tutti sapete, adesso si sa, e facciamo il giorno del ricordo, le foibe, l'esodo, eccetera. Vabbè, quello sappiamo e neanche non menziono. Quella è la tragedia numero uno. La tragedia numero due è che lì, in quel 47, e c'è di mezzo l'Adriatico, è vanificato il sacrificio della Prima Guerra Mondiale. Perché sì, si sono conservati i confini sulle Alpi, ma quel mito d'Annunziano, esatto, è stato proprio cancellato. E sono 650.000 morti. In questi giorni, no, che si guarda la Brexit, gli inglesi portano perennemente quel fiorellino rosso qua, in questo periodo, perché è l'anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale, e loro non possono dimenticare 750.000 morti. Mai nella storia della Gran Bretagna c'è stato un sacrificio così. Ancora adesso fanno questi discorsi, ma se non fossimo andati, professoroni, what if? Ebbene, l'Italia ne ha dati 650.000. Nella Seconda Guerra Mondiale le perdite di... Voi avete visto i film con John Wayne qua? Sono 280.000 su tutti i fronti gli americani. 650.000. E De Gasperi piangeva, ma almeno Pola, no? Ora non si tratta più neanche di una terra quanto italiana. Guardate che in Istria solo la costa era italiana, il resto è croato, per carità, non mitizzo niente, ma si trattava di un, come dire, di avere qualcosa di simbolico per non vanificare il sacrificio della Prima Guerra Mondiale, di quell'altare della patria. Sapete tutta la cerimonia che c'è stata, che parte la bara da Aquileia, non a caso. Certo. Non a caso. E il Vittoriano non era amato da nessuno, ma quando ci mettono la bara del Milite Ignoto, anche adesso è visitato, perché lì c'è la nazione. E la nazione, volente, nolente, ha messo il proprio limite ultimo. Poi adesso abbiamo le giornate di Fiume, D'Annunzio. Fiume doveva andare alla Jugoslavia, finita la storia, io non ho dubbi. Però D'Annunzio ci ha fatto anche questo mito, no? Quindi super italiana, eccetera, metà, sì. Quindi vabbè, questo è un altro mito, ma ripeto, miti, non miti, D'Annunzio. Però il sacrificio della Prima Guerra Mondiale, ci sono state 4 commissioni per cercare di definire il confine, alla fine gli americani, gli unici, i sovietici erano per la Jugoslavia. I britannici avevano fatto una linea onesta, i francesi hanno fatto quello che poi sarà zona A, zona B, e niente. Queste, le commissioni erano più positive nei confronti dell'Italia, ma nel momento del trattato è stata punita, è stata portata via anche Trieste. Questo si minimizza. Ah, sì, è venuta nel 54, e chi te lo garantisce che sarebbe venuto? Quindi è stata una sconfitta, la batosta più grande, ce ne sono diverse, è Lissa, nell'Adriatico. Certo. Lissa è stata una ferita nella mitologia marinara italiana incredibile. A quello del 47 che si lega all'Adriatico è legato a questo qua. E certo la Francia si è rivalsa di quel giugno 1940, gliel'ha fatta pagare all'Italia, e lo stesso gli inglesi che avevano dei piani pazzeschi pochi mesi prima del 45, prendere Elba, l'isola d'Elba, cioè creare della Sicilia una zona autonoma, piani abbastanza... Se avessero dato la linea britannica, cioè solo una striscia di terra fino a Pola, l'Italia avrebbe avuto praticamente il dominio dell'Alto Adriatico, dalle bocche del Po alla punta dell'Istria,
E chi ha il dominio dell'Alto Adriatico ha il dominio dell'Adriatico, e quindi nuovamente l'Italia sarebbe potuta essere qualcosa di importante. E quindi niente, portando il confine dove adesso, a Trieste, non può avere il dominio. Però è una storia che è finita, non solo con Osimo, ma con la macroregione, con l'integrazione della NATO. Nel 17, quando il Montenegro entra nella NATO, è finito, non ci sono più. Ogni tanto passa qualche squadra fatta di 3 navi, una spagnola, una inglese, una italiana, e basta. Non c'è più nessuno spende i soldi per la contrapposizione, quindi non... Però non possiamo dimenticare, questo sì, quel 47. Certo. Certo, come dice lei, poi diventa una muraglia, e tutti noi, almeno io, anche la mia generazione, l'idea di questo mare diviso, dove appena negli anni 60 col turismo cambia aria in Jugoslavia, quindi cambia un po', però ecco, le date importanti non vanno dimenticate. Oggi è cambiato tutto per fortuna, però quello rimane. Sì, e questo è anche il compito della storia, effettivamente, ricordarci e far sì che restino nella memoria ben salde le date che effettivamente hanno scritto le pagine della storia. Però adesso, a distanza di 70 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, c'è l'Europa e c'è una regione importante, appunto, che è la regione, una delle 3 regioni macro regioni individuate dall'Unione Europea, e quindi è la regione effettivamente adriatica, e si ricomincia a parlare di unità, almeno dal punto di vista dello scambio, dell'interscambio culturale, ecco. E un po' più a nord c'è questa forse nuova Mitteleuropa. Sì, è vero. Sapete, l'Unione Europea, l'Italia ha questo atteggiamento, no, di delegare ad altri problemi propri, tra cui c'è questo europeismo eccessivo, che è molto astratto. Europa, addirittura a livello politico, chi è per l'Europa, chi no, francamente altrove non è così, perché io seguo un po' tutte le situazioni, e quindi io francamente, di fronte a questo tipo di europeismo così, alla proprio una parola, rimango scettico, rimango ovviamente anch'io scettico quando uno arriva alle 8 di mattina a Bruxelles, all'aeroporto, no? Ci sono queste orde, tutti così come me, giacca e cravatta con lo zainetto nero, tutti con queste giacche blu scure impermeabili, esattamente come mi porto io. Cos'è? Sono le formiche, gli impiegati che arrivano da tutti i voli del Brussels Airlines. E cos'è? È un clima che a me ricorda la Vienna della prima guerra mondiale. Ahimè, io studio anche la Jugoslavia, sono i due precedenti, sono finiti male. E tutti c'erano sempre questi jugoslavisti, questi filosburgi, tutta una caterva di impiegati. Ecco, questo è quando in questo sistema, che francamente uno rimane un po' così. Detto questo, non è che sono contro l'Europa, io sono profondamente europeo, perché non solo ho 2 o 3 lingue, ma ho 3 contesti di cultura e di civiltà, tra cui quello mitteleuropeo. Mia madre è una filoasburgica incredibile e mi ha educato in questo spirito, anche altre cose. Ecco, arrivo al dunque. Detto tutto questo dell'Europa, se c'è una cosa in cui l'Europa veramente funziona è nell'idea di promuovere le macro-regioni, perché lì si vede l'europeismo concreto, solo che danno pochi soldi. E allora ci sono 3 macro-regioni, ed è una cosa che è partita, ma neanche tanto l'Europa l'ha incoraggiata, ma è partito dal Consiglio d'Europa, che è un'altra cosa. Poi alla fine anche l'Unione Europea sta secondando le 3 macro regioni. Una è il Baltico, sotto direzione tedesca, e va molto bene. I tedeschi mettono tutti in riga, ma c'hanno i baltici, e c'hanno quel problema dei russi, e c'hanno gli scandinavi, e magari qualche problema con i polacchi. Poi c'è la macro regione del Danubio,
dove il leading partner, come si dice in questi termini burocratici, è l'Austria, per tutto l'asse del Danubio. E poi c'è la macro-regione Adriatico-Ionio. L'Adriatico come regione nasce nel 2004. Sì, e nasce nella mia città natale, anche ad opera del leader del partito regionalista Dieta Democratica Istriana. Io non afferisco nessun partito, però un partito che mi va bene perché è bilingue, estremamente tollerante, liberale, avverso al nazionalismo croato. Io sono per la tutela e tutelo la minoranza italiana, ed è un partito istriano, proprio regionalista, ma un regionalismo liberale e europeista. È il leader, che è uno nato a Vienna, che è trilingue, quello che dovrei essere anch'io, ma non lo sono, già non so abbastanza il tedesco come voleva mia madre, questo sì, e questo naturalmente è stato un bulldozer nel trascinare e creare l'Euroregione Adriatico. L'Euroregione ha tre vie di integrazione. Uno, il forum delle amministrazioni locali, quindi comuni, province e regioni, da una e dall'altra sponda, devono mettersi d'accordo, possono fare richieste per dei fondi europei, e lì sono partiti abbastanza presto. Secondo, c'è il forum delle camere di commercio, e il terzo quello delle università. A me capita, questo a parte l'essere storico, di rappresentare l'Università di Padova in questo forum delle università che si chiama Uniadrio, ed è quello che lavora peggio, perché... Però l'ho detto anche ieri, impressiona comunque, durante queste riunioni ci troviamo in una stanza e c'è l'Università di Banja Luka, quella dei serbi di Bosnia, l'Università del Montenegro, l'Università di Mostar, ma quella musulmana, l'Università di Tirana, l'Università di Corfù, l'Università di Patrasso, l'Università, il Politecnico delle Marche, io Padova, poi c'è Bologna. E anzitutto impressione vedere quelli che non andavano d'accordo, che si trovano, poi c'è Belgrado, adesso è il loro turno di presidenza. Ecco, impressione vedere tutti questi insieme, più Italia, più Albania e Grecia. L'Italia avrebbe dovuto gestire questa cosa, ma non ha fatto niente. Io mi ricordo che correvo giù a fare delle riunioni ad Ancona al Politecnico, perché aspettavamo sto mitico semestre di Renzi. È arrivato, è passato il mitico semestre di Renzi, niente, ecco. Niente, non si è fatto niente. E questo però è un grande, devo dire che ho fatto anche un articolo, è stato molto letto, a Budva nel Montenegro, e alla sera c'è il party, cioè una caterva di persone. Poi io ero lì spaesato e mi arriva una bella ragazza, incontro, qui c'è mia moglie, non c'è nessun problema, ma erano un gruppo, e cos'erano? Erano ebrei russi che avevano investito, erano degli immobiliaristi che stavano investendo nella... E quindi questi facevano capo alla Camera di Commercio, poi c'era uno che produceva miele biologico, e quindi nelle Camere di Commercio, nelle amministrazioni, ho visto un dinamismo che tra questi, insomma, polverosi professori... Degno di Venezia, insomma, sì, ma ecco, le due sponde si stanno volendo, possono integrarsi, un po' di soldi, sì. Ma giusto per far partire la cosa, e c'è questo altro clima. Quindi io non possiamo dimenticare le guerre, gli scontri, gli odi, i miti, eccetera. Poi alla fine questa è la realtà, questo è l'ultimo che... Sì, certo, lei appunto dice, io quando vado nella mia casa istriana mi tocca fare la coda al confine croato, perché non è ancora nella zona Schengen. I croati fanno fatica a entrare nella zona Schengen perché avrebbero un confine immenso, non hanno abbastanza soldi per pagare tutte le guardie di confine, poi tutto si è bloccato per via delle migrazioni, se no nel 16 doveva scattare Schengen, 13 è entrata la Croazia, 16 Schengen e poi dopo l'euro. Di tutta questa cosa potete immaginare, cioè, tutti pensano di uscire dall'euro, ma figuriamoci, ecco. Però anche Schengen è stato bloccato dall'arrivo della crisi dei migranti,
tant'è che al di là del confine croato ci sono dei disastri in Bosnia e Erzegovina di cui non si parla. Ecco, quindi io mi trovo d'estate in fila e attorno a me ci sono tutti i macchinoni del gruppo di Visegrad, cioè la borghesia dell'Europa centrale. E lì si vede come l'Europa centrale sta tornando, ovvero è già tornata al 1914. Cioè, è poco noto, tra il 10 e il 14 andava bene nell'Europa centrale, Austria-Ungheria, Germania, il PIL era 5-6-7%, qua siamo soli. Anche il PIL della Russia zarista andava bene, poi è andata a finire male per via della guerra. La Russia zarista, quindi lì, e io sono anche professore, sono stato dell'Europa orientale, sono delle storie interrotte, tagliate, mozzate, non nel 45, nel 14. Stanno tornando. Questi stanno tornando dove la mia città era il porto, l'arsenale dell'impero austro-ungarico. Probabilmente qualche avo era anche marinaio a Pola, c'è un cimitero della Marina, ci sono tombe con nomi da tutto l'impero austro-ungarico. Non ci sarà l'impero austro-ungarico, ma c'è l'Unione Europea e questi credono nell'Unione Europea, non è quello che passa solo così, diciamo, il convento, non rinuncerebbero mai, perché gli permette questa circolazione. Quindi sono 6 ore, sentivo una volta una trasmissione da Rovigno, 6 ore di automobile da Vienna, 6 ore a Bratislava, sono 8 ore e mezzo da Cracovia, e questa è la nuova geografia che sta andando verso l'Adriatico. Quindi l'Adriatico, uno, la Slovenia e la Croazia si proclamano paesi centro-europei. La Croazia si dichiara centro-europea, c'ha la costa, una delle più belle del Mediterraneo, vabbè, dalle divise dei poliziotti, a tutto ricorda l'Europa centrale. L'altra Europa centrale è quella tedesca, non la Germania e l'Austria, ed è vero, questa è una realtà che francamente era lontana, Venezia era una cosa un po' bizantina, un po' meridionale. Sono stati gli Asburgo. Gli Asburgo nel 1848, tanto per dire, l'Austria non aveva la più pallida idea come gestire il mare. Tant'è che per un anno e mezzo Venezia è stata lì con la Repubblica Democratica, imprendibile, perché la marina era delegata al Veneto, a Venezia. Venezia è insorta e gli austriaci non sapevano cosa fare. Addirittura volevano portare delle squadre con delle canoe dal Danubio di questi guardie di confine serba per andare contro Venezia. C'era la flotta sarda e quella napoletana che girava davanti, potevano prendere quello che volevano, non hanno fatto niente. E allora questo è stato un trauma per Vienna, e quindi subito dopo, nel neoassolutismo, hanno fondato nella mia città l'arsenale a Pola. E lì, nel giro di 10 anni, dal 56 al 66, sono riusciti a allestire l'arsenale e una flotta. Non avevano tanti soldi e neanche ci credevano, erano navi di legno. L'Italia si era unita e avevano due flotte, quella di Genova sarda e quella di Napoli, ma non andavano d'accordo. E quindi c'è quel mito delle navi di legno che hanno battuto navi di ferro, uomini d'acciaio su navi di legno che battono uomini di legno su navi d'acciaio. In verità non era proprio così, ed è stata un po' una cosa alla Carlona. L'ammiraglio è stato costretto a prendere il mare, ma fai qualcosa, abbiamo perso a Custoza, ma dai, diamo una prova di qua. E lui sapeva, Persano ha visto il disastro, cioè il disastro. Ci volevano un anno o due per sistemare le cose. E allora è partito così allo sbaraglio, sono andati a Lissa, non sapevano che c'era il telegrafo Morse, questi hanno subito comunicato a Pola, hanno pensato di prendere Lissa, non ce l'hanno fatta, c'erano i fortini fatti dagli inglesi, ancora lì c'è sempre il Fort St. George, c'è una discoteca ancora adesso di inglese, e insomma giravano, tentavano di sbarcare, una cosa un po' così anche triste. Poi si sono allontanati. E in quel momento lì, e metto anche il quadro, arriva il pazzo Tegetov, c'è questo quadro che si può vedere al Belvedere di Vienna, sembra uno spiritato che si è fatto di non so cosa,
E ordina, altro mito, come fa a ordinare Tegetthoff? In Veneto, si è formato a Venezia, non è una leggenda, è la verità. La flotta austriaca diventerà germanofona dopo il 1870-80, proprio in virtù di Pola, perché cominciano ad arrivare ufficiali, poi cominciano a portare boemi, slovacchi, polacchi, tedeschi, e allora cominciano a parlare in tedesco, alla fine parlano tutti, ma nel 66 era, siccome la base era Venezia fino al 48, nel 66 ancora parlavano tutti in Veneto, e l'ordine era in Veneto, e niente, e sperona il re d'Italia. Altra cosa, tutti scioccati dalla parte italiana, perché convinti che l'ammiraglio fosse lì. Accordo. Invece l'ammiraglio ha cambiato nave, ma non l'ha detto nessuno. Quindi lui stava benissimo, poteva continuare a combattere. Insomma, ma sembra, vabbè, non infieriamo, ma quello è stato un trauma. Ed è, francamente, guardando la storia nella lunga durata, insomma, Venezia ha controllato il Mediterraneo fino a tutto il Settecento. Ma non ci voleva una battaglia del genere. Da notare che poi tutte le corazzate e gli incrociatori faranno sempre lo sperone tra il 1870 e il 1914, perché tutti pensavano non si sa mai. E invece era una sparata di questo matto nato a Maribor, che era una città tedesca, Marburg, questo Tegetthoff. La statua di Tegetthoff stava nella mia città natale, poi l'hanno portata via ai tempi dell'Italia, e credo sia a Graz. Adesso c'è un altro personaggio, chiudo, che tutti conoscete e non ci potete credere, sempre uno che è vissuto nella mia città, ed è un eroe, era un comandante dei sommergibili. Allora l'Adriatico era stato chiuso da una barriera di pescherecci e di botti nello stretto d'Otranto, perché non volevano far uscire fuori la famigerata squadra di sommergibili tedesca che affondava navi in giro per il Mediterraneo. Quindi andavano avanti e indietro queste navi di poveri pescatori pagati poco, più c'erano navi alleate anche francesi e italiane, e c'era questo pazzo che si chiama Von Trapp. E a Pola c'è la villa Von Trapp, è messa male, c'è anche un asilo dove lui stava, e lui ne ha affondate 10 navi. Allora voi direte, ma chi è sto Von Trapp? E se vi dico che avete visto tutti il film, tutti insieme appassionatamente, il tizio austriaco, interpretato da Christopher Plummer, che ha 6 figli, 7, e poi arriva Julie Andrews, e poi c'è quella canzone che Fahrenheit usa ogni pomeriggio, no? Come si chiama? Vabbè, il famoso musical. Il Von Trapp è stato un eroe austriaco della Prima Guerra Mondiale. Se ne va via negli anni 30 in America, non sa cosa fare, fa questo corretto con i figli, e poi negli anni 60 Hollywood fa il famoso film. Ma quello è un altro prodotto della Marina, un altro prodotto dell'Adriatico. Insomma, l'Adriatico sa anche divertirci a questo punto. Bene, il tempo a nostra disposizione immagino sia ampiamente terminato. Ringrazio il professor Ivetic per questa splendida narrazione dell'Adriatico. Ovviamente c'è moltissimo altro nel libro, ma se vorrete, appunto, avrete la bontà di leggerlo, lo potete acquistare lì, è in vendita, e il professor Ivetic sarà sicuramente anche lieto di autografarlo e dedicarlo. Grazie a voi per la presenza, grazie all'amministrazione di Isola Vicentina, agli organizzatori di questa bella rassegna Profumo di Carta, e non ci resta che dare appuntamento al prossimo anno. Grazie.